C'è anche il presidente dell'edilizia pubblica pratese, Federico Mazzoni, tra i 25 indagati per falso nell'inchiesta della Procura di Prato sulla presenza di proprietari immobiliari tra gli assegnatari delle case popolari. L'avviso di iscrizione di Mazzoni sul registro degli indagati risalirebbe al periodo precedente al lockdown ed è stato notificato insieme a una proroga delle indagini coordinate dai sostituti Lorenzo Gessri e Lorenzo Boscagli. Il legale di Mazzoni lo definisce un atto di tutela del suo assistito, che è stato già sentito più volte come persona informata sui fatti. L'inchiesta ha preso il via dopo le verifiche patrimoniali fatte dalla Guardia di Finanza sui beni delle famiglie Metovici e Alilovici, a cui è stato confiscato un patrimonio di circa 2 milioni e mezzo. Quella indagine aveva consentito di scoprire che due Metovici vivevano in altrettante case popolari pur non avendone requisiti. Da qui l'allargamento delle indagini, che ha portato sotto la lente di ingrandimento circa 3.900 posizioni di assegnatari. La triangolazione dei dati comunicati all'EPP, dei dati contenuti negli archivi dell'Agenzia del Territorio, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Anagrafe e delle risultanze degli appostamenti e dei pedinamenti ha fatto emergere diverse situazioni sospette, che poi hanno trovato conferme fino a convincere la Procura a firmare provvedimenti di perquisizione e gli avvisi di garanzia. 25 le persone, tutte italiane, finite sul registro degli indagati con le accuse a vario titolo di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato e di falso ideologico in atto pubblico. 21 risultano proprietari di un'abitazione a Prato, mentre 7 di più abitazioni con un paio di casi limite, un assegnatario titolare di 4 appartamenti e un altro intestatario di una villa al mare in Sicilia.